Eccoci qua. Buon pomeriggio, maestro. Come stai? Buon pomeriggio, direttore. Ciao, come stai tu? Tutto bene? Benissimo, benissimo. Tutto bene, Grazie. tutto Anche bene, se qui tutto oggi in bene. Sicilia la giornata è abbastanza piovosa, però. Anche da noi. Ah, Sono sì. qua in Umbria, nella verde Umbria, e abbiamo un cielo plumbeo, però dai, in compenso siamo immersi nel verde, va bene così. Beh, speriamo che quantomeno nei prossimi giorni, il 9, martedì 9 giugno, faccia una bella Speriamo, giornata, una ce bella l'auguriamo. serata, È che ti aspetta una bella Sky 1. il caso di dirlo, ci affidiamo a San Francesco. Affidiamo a San Francesco, ma adesso arriveremo anche a San Francesco. Intanto Perfetto. raccontiamo ai nostri spettatori, ascoltatori che ci stanno appunto seguendo, ciò che te rappresenti, la tua azienda rappresenta, perché appunto Claudio Cutuli è un brand storico, nel senso non perché tu sia anziano, ma perché di fatto la tua azienda è un'azienda storica, è stata fondata nel 1836, se non 1838, 38, 1838. scusami, ricordavo 36, un bonus di 2 anni ti ho dato, altri Sì, due. va bene, fa lo stesso. Sì, ha delle origini ataviche. Prima i miei nonni, bisnonni, trisavoli, erano tintori in quel di Tropea, dove tuttora Esatto, perché le tue origini sono calabresi, sono tu non sei calabrese, sì. umbro. Sì, no, 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 sono calabrese, trapiantato ormai da oltre 30 anni, da un trentennio qui in Umbria, dove è la mia seconda terra, ormai, ecco, dove sono molto legato, per un discorso affettivo e ecco, lavorativo a questo Certo. Appunto, Claudio. Tu hai così vestito con le tue sciarpe, con i tuoi accessori, con le pashmine, gli uomini più potenti della terra, lo possiamo pure dire, perché tu di fatto appunto sei un maestro artigiano, Sì, la tua caratteristica è l'artigianalità in ciò che tu io produci. penso che, ecco, scusa la mia falsa modestia, ma siamo rimasti forse in pochi gli unici, ancora gli unici a tingere tutti in modo naturale, non utilizzando colori di sintesi, ma bensì materie, diciamo, naturali del mondo animale, vegetale e minerale. Penso che, ecco, E su appunto, questo ci spieghiamo a chi ci identifichiamo. sta ascoltando, infatti, la caratteristica del tuo prodotto, appunto il prodotto che la tua azienda produce, è proprio questa, la peculiarità è proprio questa, ovvero sia le tinte naturali attraverso cui voi appunto, tinte poi su tessuti, tinte naturali su tessuti Su naturali. tessuti naturali, parliamo dell'inorganico, del cotone organico, del bambù, della seta, della lana e dell'ortica, ecco, che poi ne E parleremo dell'ortica, tra qualche minuto. Sì, esatto, filato, dell'ortica. a mio avviso, alquanto nobile, ecco, ecco, un filato di faggio e quant'altro, utilizzando sempre. Parlando appunto, tutto questo chiaramente si tramuta in sostenibilità, quindi ne approfitto, introduco subito il termine sostenibilità proprio perché abbiamo circa un centinaio di studenti dell'Università degli Studi di Catania, Bene, bene. diretti Ciao, oggi, buonasera. e buonasera, li saluto anch'io, che oggi completeranno il loro appunto seminario professionalizzante guidato dal loro docente, la professoressa appunto Agata Matarazzo, che ci segue anche lei, e che per l'occasione abbiamo riservato questa sorpresa, visto che i ragazzi studiano insomma economia, impresa e si occupano con focus appunto legato alla sostenibilità. Spieghiamo oggi, Claudio, ai nostri ragazzi che ci seguono, quanto è importante l'impiego di materiali sostenibili anche nell'ambito della moda, soprattutto nell'ambito della moda, visto che è la seconda industria purtroppo più inquinante. È proprio così, dici proprio bene, direttore. Io penso che in questo momento particolare, che purtroppo è un periodo epocale di quello che è successo, è l'unico modo, parlo in particolar modo nel settore moda, avere quella marcia in più, quel know-how, qualcosa in più che
fa apprezzare ancora di più il nostro Made in Italy, che purtroppo io penso che è un mio motto. Dovremmo fare dei passi indietro per poter andare avanti. Siamo andati troppo avanti e principalmente così, ecco, un po' involgarendo, scusami la frase poco ortodossa, tutto quello che era arte, che era manufatto, che era moda, la nostra moda che ce l'invidia il mondo intero, che siamo inimitabili per la nostra creatività, per le nostre maestranze. Ecco, questo che dico, in questo momento dobbiamo rivederci un pochino, ecco, fare dei passi indietro, tornare a tutto quello che era veramente Made in Italy, riconosciuto nel mondo. Ecco, è importantissimo come non mai in questo momento. A proposito appunto di quello che sono oggi i valori importanti per i quali abbiamo raggiunto maggiore consapevolezza proprio in questi ultimi mesi, perché ci siamo ritrovati insomma ad essere forzatamente bloccati, fermati rispetto al nostro tran tran quotidiano, rispetto a quelle che era la nostra normalità pre-pandemia. Diciamo che per noi è stato anche un momento di maggiore consapevolezza, di riflessione. E a proposito di maggiore consapevolezza e riflessione, tu ancora una volta non hai dimenticato chi ha bisogno, per cui hai deciso di contribuire anche quest'anno, dopo del resto credo che siano 18 anni ormai che sei legato ad Assisi, proprio con questo appuntamento dedicato al sociale che ti vedrà protagonista, appunto, dicevo, proprio martedì, giorno 9 9, diciamo, giugno, sì, 9 9 giugno, giugno martedì alle prossimo, 9 giugno, 20:35. 20:35 in diretta su Rai 1 assieme a Carlo Conti e E a Gianni Gianni Morandi, Morandi. sì. Ma Raccontiamo dici, cosa farà. hai spiegato un pochino bene tutta la storia. Sì, ormai ho un rapporto ormai più che decennale con i frati del Sacro Convento di Assisi. Dove anche quest'anno in particolar modo ho creato quello che era sulla pietra, l'ho trasportato sulla tela. Mi riferisco all'affresco di Giotto che si trova nella Basilica Superiore di Assisi e che è la guarigione dell'uomo di Lerida, San Francesco che guarisce questo ammalato. E tra l'altro è stato realizzato con un filato un po' particolare, per me nobile. Umile, rimanendo nel tema francescano, umile, modesto, schivato da tutti, è urticante, che è l'ortica, però con una grande dignità, con una grande forza di rinascere. Più la si calpesta e più cioè, rinasce in modo ecco, quasi quasi presuntuoso nel dire voglio vivere, voglio esserci, è quella rinascita, è questa rinascita. Questa speranza che in questo momento non dobbiamo assolutamente perdere, perché guai, è importante avere questo punto di riferimento, di speranza, che la speranza capisci che fa parte della vita, eh? Questa speranza che non dobbiamo mai abbandonare o perdere, anche nei momenti più tristi, più bui che abbiamo attraversato e che ancora mi avviso purtroppo. Diciamo, non è finita, però ecco, dobbiamo andare avanti con questa speranza di aiutarci l'uno all'altro. E io penso che mi reputo un maestro artigiano e come noi tutti artigiani lavoriamo con le mani. Sono queste mani che dobbiamo porgere al nostro fratello che in questo momento magari ha più bisogno di noi. Perché non fare un'opera di E bene, parlando intendo queste mani. appunto dell'artigianalità del tuo prodotto, per l'occasione anche quest'anno hai traslato appunto una delle opere di Giotto su una tua produzione, su una tua produzione. Ma abbiamo la possibilità, te lo chiedo così giusto perché, di poterla vedere in Ma anteprima, sì, perché ma sì, prima di ma sì. vederla martedì su Rai 1, magari ce la fai vedere qui in Guarda, diretta. ce l'ho, che è molto bello, ripeto, è un filato di ortica, tutto tamponato a mano e tinto, scusami, perché qui non riesco a, cioè, mi sono un po', ecco.
insciarpato, come suol dire. Allora, guarda, ecco qua. Ecco qua. Non so se riuscite a vederlo. Ah sì, guarda, ma bellissimi anche i colori. Cioè, beh, chiaramente. Si vede tutti i colori della terra. Stiamo parlando del capolavoro di Giotto. Ecco, mica nel senso. Sì. Io non ho fatto altro che riprodurlo, però, con gli stessi colori autentici e mantenendo fede a tutti quei erano i pigmenti naturali del periodo di quel periodo, con la robbia tintoria. Vedi il guado, la ginestrella dei carbonai o ginestrella dei tintori, il mallo di noce, ecco la robbia, e questo penso che è la particolarità di questo foulard, perché al di là della bellezza ma ho mantenuto tutto quello che è naturale al 100%, dal filato alle tinture, ripeto, non di sintesi ma bensì naturali, ecco, sono tutti, vedi, come possiamo vedere. Vedi, il rosso della robbia tintoria, la reseda, il mallo di noce del marrone. Oggi, Claudio, diciamo che il tuo prodotto possiamo proprio dire che sta sul pezzo, perché si parla tanto di tinte naturali, di prodotti di produzione, esatto, si parla di tinte naturali, di tessuti naturali, e tu veramente stai sul pezzo, perché il tuo è sì un prodotto di nicchia, ma allo stesso tempo adesso è diventato proprio il trend in assoluto, perché è questa la direzione su cui la moda si sta ormai proiettando da diversi anni, e questo l'abbiamo visto sia a Milano durante la Fashion Week, dove appunto anche il presidente Capasa, molto attento a questa, appunto a questo tema, ha da 3 anni a questa parte realizzato anche un evento dedicato nel mese di settembre, appunto, che è il Green Carpet Awards, Fashion Awards. Sì. Ma dimmi una cosa, ritornando un po' a quello che è la storia della tua azienda, così cerchiamo di far capire anche ai nostri ragazzi che ci seguono, ai nostri studenti che ci seguono, visto che loro hanno un futuro davanti, come noi del resto, insomma, loro sono appena qualche decennio più giovani di noi, e appunto hanno però veramente un mondo da scoprire, che è quello professionale. Noi già sotto quel profilo lì siamo ancora appena navigati. Cosa possiamo dir loro? Innanzitutto ti faccio una domanda, ti faccio una proposta che non era neanche contemplata in questo momento, in questa diretta, ti chiedo, ma se qualche ragazzo dei nostri catanesi universitari avesse voglia di fare uno stage nella vostra azienda, avrebbe la possibilità di poterlo fare? Sicuramente, ecco, ci siamo dimenticati di un passo importante, sta per nascere, perché qualche anno dietro noi abbiamo realizzato, era un ex mattatoio comunale, dove è stato tutto, cioè, messo, ripristinato, ecco, restaurato, e dove sta per nascere una scuola a livello internazionale. Vogliamo ricordare la località, appunto, così? Bevagna, provincia di Perugia, siamo vicini ad Assisi, siamo a 15 chilometri, a 20 chilometri da Perugia. Quei luoghi meravigliosi, soprattutto lì girano diverse fiction, tra queste ormai anche Bevagna è diventata, brava, è diventata veramente, a parte che è riconosciuta come centro enogastronomico ormai, ma ormai diventa un set cinematografico, ho girato tanti film, anzi ti invito, direttore, di venire a trovarmi, perché veramente merita. È un borgo medievale veramente di è una promessa personanza che spero di mantenere quest'anno. Vediamo se quest'anno ci conto riesco a raggiungere. Ecco, ci terrei tanto ad ospitarti qui da me, così in modo di farti vedere la bellissima Umbria. In particolar modo anche c'è questo nostro mattatoio, come dicevo prima, che sta per nascere una scuola a livello internazionale di tintura naturale. E perché no? Cioè, sicuramente approfondiremo di più questo argomento. Che tra l'altro c'è un progetto molto molto, ci sono due università che sono coinvolte in questo progetto, sarà una cosa molto importante, ecco. Beh, magari proveremo a coinvolgere in qualche modo anche l'Università degli Studi di Catania, visto ma che sicuramente è tra le più antiche al mondo. Addirittura. Sì, le nostre università, le università siciliane vantano una storia molto importante,
E vedi, quindi diciamo che anche la tua azienda è un'azienda storica, per cui ritengo che l'allineamento sia quasi perfetto. È vero. E poi comunque è anche bello dare la possibilità di poter... È un vecchio mestiere che ormai, diciamo, quasi... ormai non più di moda, anzi il mio sogno, il mio progetto... Credo che ritornerà di moda, credo proprio brava, che ritornerà brava, di moda. Farlo riconoscere. Come ti dicevo prima, stai sul pezzo adesso. Bravissimo. Siamo quasi lì per farlo riconoscere, ancora non dico niente per un discorso di scaramanzia, a livello nazionale, istituzionale, come nuovo mestiere nelle scuole professionali. Ecco, rispolverare, rivalutare quello che era il tintore, che purtroppo ormai è un'arte quasi dimenticata. Beh, e del resto, se parliamo di sostenibilità e ci proiettiamo in questa direzione, è inevitabile ritornare ai vecchi mestieri, e quindi l'artigianalità diventa anche lo zoccolo duro del Made in Italy, di quello che è appunto l'eccellenza del Made in Italy, di cui tanto parliamo e raccontiamo, ma alla fine non ci rendiamo conto davvero, secondo me siamo ancora troppo poco consapevoli dell'importanza Bravissima. Che ha il nostro artigianato. Bravissima, bravissima, perché penso che, come dicevo prima, è importantissimo, guai perdere quello che noi veramente siamo stati sempre apprezzati e siamo apprezzati, la nostra manualità, la nostra creatività, perciò non perdiamola di vista assolutamente, non dobbiamo anche tutte queste cose che purtroppo si fanno, perdonami, non voglio andare controcorrente, ma anche nel mondo della moda, no? Si stanno bruciando troppo le tappe. Cioè, fermiamoci un attimino, cioè, anche questo rincorrere collezioni su collezioni, diamoci una calmata, perché penso che c'è tempo per tutto, non facciamo altro che bruciare le tappe, che senso ha? Cioè, diamo tempo, anche il fatto Iniziamo, che tante cose iniziamo. stanno... Tante cose, scusa, interrompo direttore, tante cose stanno cambiando, e il fatto che adesso ci cerca di unificare l'uscita uomo-donna a settembre, a mio avviso molto, molto, ma molto, molto modesto, perché sai... Beh, ma tu sei tra i protagonisti della moda in giro per il mondo, perché voi ma siete ti posso... presenti, Brava. Che appunto E voi siete secondo me... presenti a Milano, a Parigi, a New York, Londra... Brava. Quindi... Sì, anche per i nostri clienti finali, e penso che hanno in certo qual modo colto questo senso di unificare le collezioni. A mio avviso è una cosa molto, molto positiva. Io mi auguro che, al di là del Covid, che ormai penso che sia, siamo ormai agli sgoccioli, sicuramente sarà così, ma che rimanga questo nuovo modo di fare moda. Perché secondo me è una tranquillità un po' per tutti. Tutte queste corse che dobbiamo correre per fare le precollezioni servono? Non lo so, direttore, non lo so. Ma io credo proprio di no. E la consapevolezza di cui parlavamo poc'anzi si riferisce anche a questo. Parlando dei materiali impiegati appunto nelle tue meravigliose sciarpe, stole, ma non solo sciarpe e stole, perché appunto il vostro è un prodotto, un accessorio che si presta benissimo a trasformarsi anche in una casacca, pur appuntandola con una spilla. Insomma, voi Sì. utilizzate e impiegate anche la pelle. Noi che utilizziamo l'80%, il nostro prodotto è mescolato tra tessuto e pelli. Ecco. Tra l'altro, tutte le pelli, noi importiamo il grezzo delle pelli e poi li conciamo a tutti interamente dentro la nostra azienda, utilizzando sempre materie prime, colori naturali e non di sintesi, addirittura lavorando con l'azoto liquido, facendo buchi, maltrattandoli, tutto un lavoro, credimi, veramente francescano, certosino, ci vuole una grande pazienza, e ogni capo veramente ha un'anima, ogni nostro capo ha un'anima. E un'altra cosa che vorrei aggiungere, io per mia scelta non ho mai guardato un discorso di budget, di numeri, di fatturati, non mi interessa, io voglio rimanere piccolo artista, beh, quello che interessa è l'arte, l'arte pura. Sarò anche un E la po' qualità quindi del prodotto. Bravo, perché in un momento così ognuno va alla ricerca, alla corsa di fatturare, di fatturare, di fatturare. No, io voglio rimanere di nicchia, perché credo nell'arte, sai, non ho avuto mai un legame così ombelicale con,
con il denaro. Sì, purtroppo cioè, interessa, però non più di tanto. Claudio, ma la parte, il tuo atteggiamento e la tua filosofia aziendale ti ha premiato negli anni, perché dicevamo appunto all'inizio, tu le tue sciarpe appunto vengono indossate dagli uomini più potenti della terra, ma vogliamo ricordare tra gli uomini appunto i capi di Stato che indossano le tue meravigliose sciarpe? Sono stati, tra l'altro, l'ultimo è stato Trump, piace o non piace, però cioè... ma tanti dalla Merkel, tante, cioè personaggi ecco, che hanno una certa notori nel mondo, ecco, non ne ho citato qualcuno, tanto per, però è così, è vero, hai detto bene, e non solo, ma non è quello più che altro, la mia filosofia è trasmettere quello che è tutto naturale, che è ecosostenibile, e più che altro voglio trasmettere artigianalità, dove veramente il lavoro lo vedi, lo tocchi, lo senti, è il profumo del capo, quando tu tocchi cioè, un nostro manufatto, avverti proprio quell'odore che ti riporta, ti colpisce ai sensi, ecco, ti riporta alla tua infanzia, alle tue origini. Questo è importante. La tua storia perdonami se ti interrompo, la tua storia del resto è stata anche una storia che ha catturato la nostra commissione, la commissione dei Tao Awards, tant'è sì, che proprio nel 2017 sei stato anche premiato, bellissima manifestazione di questo, anzi ripeto non voglio fare la duratore, ma ti devo dire grazie e complimenti a te direttore, perché veramente sei riuscita. Io sono anche un uomo del sud e capisco le difficoltà che andiamo incontro. Tutto il rispetto, non è certo Milano né Firenze, cioè operando al sud capisci che devi essere non brava, ancora e ancora di più. Capito? Allora, io ti ringrazio per questo complimento. No, è la verità, ripeto, senza fare scambio di complimenti, ma è un dato di fatto, cioè i fatti parlano e tu sei maestra di questo, di quello che hai fatto, che stai facendo e che farai in seguito. Del resto, guarda, tutto ciò che si fa con passione mi insegni che alla fine poi ti porta ad ottenere i risultati auspicati, per cui sai, il grande amore per la mia terra, per la Sicilia, e diciamo che è anche quello che mi ha indotto a fare la spola tra appunto la mia terra, tra la Sicilia e Milano, la mia seconda città, che spero veramente di poter rivisitare a breve, sperando. Ma tutti con immenso piacere, perché Milano, anche noi abbiamo un showroom. E certo, infatti, vedete lo showroom anche nel centro di Milano, e sai, per noi e poi Milano personalmente una città che l'abbiamo tutti nel cuore. Bravo, che è corroborante, ti dà una carica sia emotiva che una vitalità che non trovi in nessun altro posto. Dico sempre che Milano non è dei milanesi, ma è degli italiani. È la città, ogni italiano, qualsiasi sia la propria origine, la propria provenienza geografica, ha nel cuore Milano, quindi faremo tanto anche per sostenere i nostri amici milanesi, perché lo merita la città, che è davvero straordinaria. È importante, ma io sono speranzoso, sicuramente si riprenderà con più forte di prima e più incisiva di prima. Vorrei dire, direttore, vorrei ricordare che ecco, il 9 di giugno alle 8:30, dalle 20:35 in diretta su Rai 1 c'è questo evento bellissimo con il cuore in nome di Francesco, dove insieme a Carlo Conti e a Gianni Morandi sarò protagonista con l'affresco. E non dimenticate, doniamo, perché è un momento che veramente tanti. Ricordiamo una cosa importante: la donazione. Quindi la donazione è 45515. Vogliamo ricordare questi soldi raccolti per chi? Per tutte le opere francescane che i frati del Sacro Convento di Assisi. Peraltro voi appunto nei prossimi giorni a Maratea aprirete un altro showroom. Sì, no, più showroom è un nostro punto vendita, ormai che ce l'abbiamo da anni, e anche lì è quasi d'obbligo, più che altro per un discorso affettivo, non per altro, perché capisci, non è un discorso affettivo, cioè,
abbiamo questo punto vendita ormai da oltre quasi un ventennio lì, e che ogni anno, che altro, ripeto, è un modo come rincontrare gli amici. Ecco, come, ecco, è più che il discorso economico, credimi, è un discorso di... Beh, ma è una località talmente bella, Maratea, per cui sì, una località turistica tra le nostre bellezze, appunto, dove andare a trascorrere le vacanze, le nostre località turistiche dove andare a trascorrere le vacanze, per cui vale la pena, no? E peraltro ricordiamo appunto che Maratea è proprio al confine, quasi, quasi in Calabria. Calabria, Basilicata e Campania, cioè, no, Maratea in Basilicata, confina con Puglia, certo, dico, confina Calabria proprio e Campania. Sì, sì, è un punto un po', però ecco, non di grande rilevanza turistica. Beh, per cui vi verremo a trovare anche a Maratea. Con piacere, direttore, ma tu il fatto che lavori sempre, direttore, tu sei una stacanovista, lavori sempre, sei peggio di me, sei sempre sul pezzo, non c'è Covid che ti fermi. In questi mesi di lockdown anch'io ho imparato a ripianificare un po' il mio tempo. Bravo. Ma sai, del resto diciamo che sono stata costretta a ripianificarlo perché eravamo tutti a casa, però insomma, secondo me quando piace fare ciò che fai poi ti pesa anche meno. Insomma, il mio lavoro fortunatamente me lo sono scelto. E quindi sarà per questo che sono una stacanovista. Io ti definisco, scusa se ti interrompo, la sorella di Vulcano dell'Etna. Dalla sorella dell'Etna, cioè veramente questo tuo senso vulcanico di idee, della verità, che non ti fermi. Cioè, sei un Eurostar proprio, guarda, vai dritta, brava, brava. Complimenti, in questo momento è quello che prevale, la nostra perseveranza, la nostra passione per il nostro lavoro, perché oggi senza passione, senza amare quello che si fa, purtroppo hai poca strada da fare. Questo è quello che dobbiamo suggerire ai nostri studenti che ci seguono, ai nostri ragazzi che ci seguono. E mai abbandonare le proprie idee. Se hanno un'idea, devono portarla avanti con tenacia e con passione. Anzi, determinazione. Brava, tutte le idee che per loro, se per qualcuno sembra folle, quella è l'idea vincente. Un'idea che te la avallano tutti vuol dire che è un'idea perdente. Invece più idee folle si hanno, più si ha il senso del rischio e più quella vuol dire che è la strada giusta. Perciò ragazzi, avanti, forza, coraggio e inventatevi e vedrete che poi chi è bravo prima o poi si vedranno i risultati. Tanto è così. Oggi in particolar modo, bravo. Questa nostra, diciamo, società ha bisogno del nuovo, di novità, di gente che riesce ad inventarsi e di creare qualcosa di nuovo, sempre non perdendo mai le origini. E ripeto, se dietro è ancora meglio. Perché quello, secondo me, è la strada d'uscita in questo momento. Pronto? Claudio? Riesci a sentirmi? Direttore, ti sei... Eccoti, di nuovo. Diciamo che, insomma, è ufficiale. I nostri ragazzi che avranno voglia di venire a visitare la tua azienda in Umbria... Sono allora completa disposizione, anzi sono onorato di potervi ospitare. A proposito della novità legata appunto alla prossima stagione che riguarda appunto la moda, appunto si riprenderà a settembre con delle, riprenderanno forse anche le fiere, tra queste anche Pitti, e ancora non abbiamo aggiornamenti sul fronte della Milan Fashion Week. Come voi appunto, voi espositori, come che andrete appunto lì, voi che appunto rappresentate i brand, come pensate di organizzarvi in tal senso? Cioè, ti faccio questa domanda per capire, capire anche gli altri, perché siamo tutti in questo momento, diciamolo pure, nel caos più assoluto, cercando di capire come doverci muovere, cosa è giusto fare, cosa non è giusto fare, sempre a seguito chiaramente dell'emergenza sanitaria. Guarda, come hai detto tu, hai detto bene, c'è un momento così di incertezza.
io parlo almeno per la mia piccola esperienza e realtà. Noi decidiamo di, in ogni caso, abbiamo, ripeto, showroom a Milano e usciremo con la collezione, naturalmente con una collezione, con una capsule ormai del, per quanto riguarda la PIE, però usciremo con la speranza che i nostri, diciamo, compratori abbiano fiducia di ritornare su Milano, perché ormai penso che la situazione si sia normalizzata. Ci sarà sicuramente un 2020 e 2021 purtroppo sottotono, ritornando purtroppo è brutto dirlo, però dobbiamo guardare la realtà in base ai fatturati, che capisci, qui ci troviamo in, veramente in un modo, in un momento che è di incertezze, però andiamo avanti, non possiamo distrarci, anzi, sempre con la consapevolezza di potercela fare. Di dare una mano, e torniamo lì, di darci una mano noi con i nostri clienti, però deve essere reciproca, perché non vorrei essere, cioè, capito, qui andiamo a senso unico, perché sennò tu capisci che è un effetto domino, è giusto capirci a vicenda sia noi che il cliente finale delle problematiche, non andare a senso unico. Capisci? Secondo te questo è il momento di dover stringere i denti comunque? Decisamente sì, vai, vai. Assolutamente, anche perché non vedo poi francamente tutto sto motivo di resa, no? È stato un momento sicuramente, io sono molto speranzoso, lo passeremo, ce lo supereremo alla grande, però certo le difficoltà ci saranno. Ritornando alle campagne vendite, ne sono convinto che sarà un APE 2021 sottotono, questo è fuori discussione. Parliamo e appunto poi della primavera estate dell'anno prossimo, quindi quella di quest'anno ritieni che in qualche modo potrà essere recuperata anche attraverso gli sconti, i saldi? Pensi che ci siano dei margini di recupero per le aziende? Ma no, questo francamente non in minima parte, ma non, ormai il danno è stato fatto, purtroppo il danno è stato fatto, ripeto, ma io quello che mi preoccupa più di questa stagione è, diciamo, la prossima, 2021, con l'APE di adesso, di settembre, da giugno-settembre, te lo ritrovi con l'APE 2021, capisci che sarà un cavallo mezzo zoppo, capito, anche per il 2021. Avremo dei momenti sicuramente di tensione finanziaria, però ecco, con un po' di buonsenso secondo me ne riusciremo alla grande. Ecco, questo ne sono convinto. Non perdere la speranza e, come dicevo prima, darci una mano. Noi fornitori e noi aziende e il cliente non dobbiamo perderci di vista, collaborare insieme. E dobbiamo invitare la gente ad andare a fare shopping, perché comunque decisamente sì. Non ha senso a paralizzare l'economia, cioè dobbiamo uscire e andare a fare shopping, così come facciamo la spesa, dobbiamo andare a acquistare abbigliamento, accessori. Se è caso dobbiamo sostituire l'automobile, sostituiamo l'automobile, cioè del resto dobbiamo rimettere in circolo la ricchezza, il denaro, solo così un paese si risolleva. Che poi direttore, è la vita, guai se non fosse così, cioè che facciamo? Ci richiudiamo in casa e aspettiamo cosa? Anzi è un modo di sollecitare la vita, cioè nel senso di è importante, cioè fare shopping è qualcosa che poi ti fa anche bene, cioè anche emotivamente, psicologicamente. Dello shopping ne fa una terapia, per cui è corroborante, perciò con l'invito che voglio fare, ma a prescindere, uscite, riprendete la vita, riprendiamo tutti la vita che abbiamo lasciato 2 mesi fa, 3 mesi fa, ecco, e andiamo avanti, sicuramente. È una frase già fatta, dopo ogni tempesta, com'è? Cioè, spunta il sole, però rinasce il sole, perciò, secondo già, secondo me già sole, siamo, esatto. E perciò, e questo è, andiamo avanti con determinazione
e con speranza che sicuramente ne usciremo tutti forti, più forti. E dobbiamo invitare i nostri amici ad acquistare solo prodotti made in Italy, questo è importante, è decisamente. L'acquisto del prodotto made in Italy. Brava, non voglio fare discorsi politici perché non è il luogo. Ma non è politica, questo è fuori tematica, però ha detto bene. Il nostro paese, che è un'altra storia, acquistiamo made in Italy. Ecco perché mi riferivo io, mi riallaccio al discorso di 10 e un quarto d'ora fa quando parlavo pre-collezione, pre-collezione, non facciamo altro che porgere il fianco ai colossi che sappiamo senza fare nome, dove ti bruciano sulla tempistica, che senso ha? Certo, produrre tante collezioni. Hai capito? No, cioè, capito, cioè, ti bruciano il prodotto prima che tu... Tu riesci... Ha portato fast fashion, i ragazzi adesso sanno perfettamente cos'è il fast fashion, insomma anche gli studenti che ci seguono conoscono perfettamente la materia perché abbiamo avuto modo di discuterla, di raccontarcela anche attraverso la loro appunto docente, il loro coordinatore del corso, per cui oggi anche per loro è importante ricordare che debbono veramente prediligere l'acquisto di un capo made in Italy piuttosto che accedere a questi colossi esteri che insomma sono presenti in Italia. A proposito di questo, ti faccio un'ultima domanda, Claudio. Parlavamo appunto della ripresa. La Cina alla riapertura ha registrato un più 129% appunto nei fatturati, nelle vendite rispetto alle proiezioni, appunto rispetto all'anno 2019. E in Italia ancora mi sembra di capire quindi che siamo lontani da questi numeri. Sì, decisamente. Voi per un discorso di... perché ancora si fa fatica, cioè noi abbiamo riaperto dal 18 maggio e ancora veramente si fa fatica. Siamo un po' a rilento, naturalmente non possiamo mai raggiungere i loro, perché sai, per un discorso anche geografico, la Cina e l'Europa, a prescindere di questo, però ci fa l'insegnamento che è quella la filosofia, la speranza, c'è la speranza, la voglia di ritornare ai bar, ai ristoranti, capito, avere questa convivenza tra di noi e fare, cioè, ritornare la gente nei negozi come hanno fatto in Cina, vedi? C'è questa voglia di questo riscatto quasi alla vita, no? Noi siamo pronti nuovamente per ripartire e questo nostro riscatto alla ripartenza che non dobbiamo perdere. Dobbiamo essere speranzosi di uscire di questo, no? Diversamente entriamo in un circolo vizioso che non si riesce più. Cioè, perciò è importante quello che è successo in Cina, spero che uguale succeda a noi in Italia, ecco, perché con la stessa voglia di andare avanti, di vivere. Il vostro prodotto, Claudio, il vostro prodotto, le vostre sciarpe meravigliose, le vostre stole, in Sicilia possono essere acquistate? Voi avete un punto vendita in Sicilia che io ricordi non ancora. No, noi abbiamo diversi clienti in Sicilia, anche importanti. Certo, i multi-brand, sì, dico, non avete il vostro monomarca. Punto vendita, avete... No, assolutamente no. Ma anche perché, ripeto, non è il nostro, ti sembra strano, non vorrei andare a dire, sai, come quello, no, assolutamente, non è il nostro pallino primario, almeno per adesso, aprire punti vendita. Ripeto, io ti ho detto il discorso, ci ho dato prima il discorso di Maratea, proprio per un discorso affettivo più che altro. Beh, del resto, anche... guarda, dei multibrand, il già presidente Francesco Tombolini, il già presidente di Camera Bayer Italia, Francesco Tombolini, appunto, lui stesso lo scorso anno, appunto, lavorava e stanno ancora lavorando al progetto di valorizzare i multibrand perché costituiscono uno zoccolo importantissimo del Made in Italy, non dimentichiamolo che i negozi multimarca costituiscono veramente un pilastro del Made in Italy. Mi dicevi, scusami perché ti ho interrotto, voi siete presenti in Sicilia dove? Ma guarda, abbiamo
tanti clienti, però poi non vorrei che mi dimentichi qualcuno, cioè preferisco alla fine. Se vedono sul nostro sito, li vedono tutti anche, non vorrei poi magari fare qualche scorrettezza. Anche perché voi siete presenti in tutto il mondo, per cui ci sta che magari non vorrei, capito, fare qualche dimenticanza e qualcuno si possa, capito? Beh, ma basta guardare sul nostro sito, ci sono tutti i punti vendita che abbiamo in Sicilia. Ecco, noi comunque speriamo sempre di avere il vostro monomarca in quel di Taormina, ce lo siamo detto nel 2017, lo ribadisco adesso, ma perché ti dico, il vostro prodotto, dottore, che si presta moltissimo ad essere presente, nella Perla del Rionio. È una questione anche di scelte aziendali, perché il fatto se ho il negozio io non posso avere il negozio, non so, il Parisi della situazione a Taormina, capito? O ce l'ho io, mi compra io, o mi compra lui, o vendo, cioè, non so se vendo tanto per citare qualche nome, capito? Cioè tu capisci che è un discorso anche di scelte aziendali, di almeno oggi. Poi sai, io ho due figlie, Francesca e Sveva, che è una 19 quasi, l'altra 17, allora capisci, vediamo un pochino cosa... Con i top buyer Parisi sicuramente si potrà aprire un dialogo in tal senso. Loro sono molto disponibili, molto aperti e soprattutto sanno fare un ottimo lavoro di ricerca di mercato. Tra l'altro so che tu sei in buoni rapporti con i buyer siciliani. Ce ne stanno tanti. Tra l'altro la Sicilia è una bellissima regione, una regione sana. Anche ai fini economici, ai fini di solvibilità, veramente una regione sana. Bene, diciamolo che la Sicilia è una regione sana. Sana, almeno per quanto mi concerne, guarda, io non ho avuto mai nessun tipo di problemi di insolvenza in Sicilia, tutt'altro, credimi, te lo posso dire, ma non veramente di una serietà unica. Ma te lo dico non perché tu sei siciliana o che... Non perché io sia di parte, no? Sì, rispetto anche ad altre regioni del sud, te lo dico in maniera molto molto schietta, la Sicilia è una regione sana, e questo è importante, questo è veramente molto importante. Clienti sani, con una certa solidità alle spalle. Lo è sotto tanti profili, anche sotto il profilo della solvibilità. Oltretutto, scusami, mi sto scorrendo, insomma, qui tra i nostri follower. Ho appena visto che si è collegata anche la Fondazione Gianfranco Ferrere. E salutiamo il direttore Rita Iraghi e tutto il team della Fondazione. Buonasera, direttore. Che invito anche i nostri ascoltatori a visitare la Fondazione a Milano. Questa bella sana è fatta di bella gente, sono d'accordo, i miei dipendenti sono tutti siciliani. Ha scritto qui non so chi. Scusami? Soprattutto di bella gente, sono d'accordo. Sono d'accordo, i miei dipendenti sono tutti siciliani, non lo so chi è. Ecco, 53.0 e dell'imprenditrice, appunto, dell'imprenditrice la Manuela, oddio che vuoto di memoria. Sì, lei è un'imprenditrice e pensa te che realizza con il marmo degli accessori, dai bottoni alle corse, per cui bravissimo. Sarebbe bellissimo. Sì, bravissimo, sì. Interessante. Molto bello e molto interessante riuscire a creare anche questa rete, perché no, attraverso le nostre dirette. Guarda, il resto è la mia una delle mie caratteristiche è quello di far rete e far fare rete anche ai miei... alle aziende che reputo allineate tra loro, per cui che ben venga. Allora Claudio, è giunto il momento di chiudere la nostra diretta. Io ti ringrazio direttore dello spazio che mi hai dedicato, e che dire, cioè, andiamo avanti direttore. E soprattutto non dimentichiamo che è al tuo fianco, perché dico sempre che dietro, permettimi, ma questo dobbiamo dirlo, che dietro ad un grande uomo ci sta sempre una grande donna. Una grande donna, sì. E quindi la grande donna che sta al tuo fianco è la mia musa ispiratrice, veramente. Quella che mi dà tanta forza, mi dà coraggio di andare avanti e... è una sicula come te, non dimenticare, lei è sicula. Lo so, la Maria Grazia è sicula come me, anche lei da 3 anni. Hai visto che è dubbio? Lei è sicula, io calabro,
che connubio. Ti abbiamo accerchiato. Sei stato accerchiato, caro. È così, sì, è così. Peraltro, Maria Grazia, se non vado errata, credo che sia proprio dalle parti di Messina o Taormina. Taormina. Sì, lei è taorminese, sì. Doc. Ecco, ecco perché. E perciò, ecco, e allora... Ecco, nonna, sì. Ecco perché questo è un motivo. È molto determinata, vedi, è come te, donna del sud, forte, determinata. Anche se ha colori molto diversi dai miei, perché lei è una bionda dagli occhi azzurri. Ma lì Normanni, lei è bionda con occhi azzurri, lì Normanni hanno fatto una base. Lei è normanna, io sono araba, mio caro. Tu sei araba, ha subito così tante dominazioni che alla fine ci ha lasciato questa. E tu sei una, aggiungerei, tu sei una bellissima araba, perché è la verità. è vero. Grazie, è vero, grazie. Verissimo. Claudio, allora ricordiamo il nostro direttore appuntamento. Caro, ti vedremo in diretta. Un bacione e dico, chiuderei di dire, andiamo avanti e donate, 45515. Ma ricordiamo che l'appuntamento è in diretta martedì 9 giugno su Rai 1. 20:35 su Rai 1 in diretta 20:35, quindi subito dopo il TG. Sì, con Carlo Conti e Gianni Morandi. Con Carlo Conti e Gianni Morandi. E Gianni Morandi. E ci saranno anche altri. Un trio perfetto, guarda. Perfetto, Grazie direttore. Sì, ancora complimenti per tutto il lavoro e per quello che realizzate. A prestissimo, grazie. Buon ciao, weekend. Grazie. E grazie ai nostri spettatori, grazie a tutti. Buon weekend. Grazie a voi. Buona serata. Grazie.